Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora. Sono super contento di avere l'occasione di fare quattro chiacchiere con un ospite che per me è davvero speciale per differenti ragioni. È uno youtuber noto a tutti in rete, lo conoscerete sicuramente tutti. Un ragazzo che ha un passato ricchissimo di esperienze molto differenti, anche una dall'altra, e in posti differenti uno dall'altro. Molte di queste esperienze sono in una nazione che viene considerata un po' da tutta Europa l'Eldorado, un po' il paradiso d'Europa, sia per differenti ragioni che dopo andremo a vedere con lui direttamente. È la patria della democrazia diretta, dei referendum e di molto molto altro. Ne parliamo di tutto ciò, ne parliamo molto volentieri con Simone in Ciao a arte tutti. Svizzerango 360. Ciao a tutti, ciao. È un piacere, Simone, grazie Grazie che... anche a te, Davide, di avermi invitato qua, va? Per Figurati, qualche una bella figurati. chiacchierata, tranquilli. Molto volentieri, molto volentieri. Abbiamo tante cose in comune che poi analizzeremo più avanti, Perfetto. durante questa chiacchierata. Allora, la prima domanda, facciamo una domanda un po' per rompere il ghiaccio, un po' anche Vai, sono qua. per la gente, per conoscerti un po' meglio, diciamo, parlaci un po' adesso di dove vivi, tu adesso dove sei e che cosa fai. Allora, io vivo nel Canton Vallese, ormai diciamo, vivo stabilmente, saranno 6 o 7 anni, perché prima ho fatto il frontaliere da Domodossola per 3 anni e poi mi sono stabilito qua. Perché comunque era un po' dura fare il frontaliere, poi nella ristorazione, svegliandoti dalle 8 del mattino fino all'una e mezza di notte, era un po' uno sbattimento, perché anche gli orari dei treni erano un po' un casino, facevo degli orari della Madonna anche dove lavoravo prima, quindi è stata dura. Fin quando sei giovane, fin quando c'hai 20 anni, va bene. Poi quando cominci dopo anni, anni, anni a dormire 3-4 ore a notte diventa dura. Quindi Bisogna mi sono. mettere la testa a posto. Sì, perché quegli anni sono stati degli anni proprio totalmente senza senso, come si può dire. No, diciamo è stata dura perché comunque lavoravamo anche tanto. Quindi spararsi già al mattino dalle 70, 80, 90 pizze in un'ora e mezza, più altre 70-80 la sera e poi dormire 4-5 ore a notte, non era un granché fare questa vita così. Quindi ho cominciato a prendere uno studio, poi un appartamento più grande, un altro appartamento ancora più grande con la mia ragazza e quindi da 6-7 anni, 8 anni forse, sono stabilmente qua. Proprietario di una pizzeria a Thun nel Canton Berna, siamo aperti dal 1° luglio, proprio freschi freschi. Abbiamo proprio studiato la cosa, abbiamo aspettato una pandemia e abbiamo aperto nella pandemia. Detto, così c'è più rischio e siamo più pompati di aprire. No, ci siamo ritrovati in mezzo e fa niente, noi crediamo nel nostro progetto e andiamo lo stesso avanti, fa niente. E Come si comunque viviamo. dice normalmente che quello che non uccide ti rinforza. Sì, ma noi almeno perché siamo due soci, siamo io e mio collega, che è come un fratello per me, lo conosco da 20 anni, anche lui ha da anni che vive qua, quindi ci siamo messi assieme. Però io ogni giorno di più sono sempre più carico, perché comunque c'è un atteggiamento. Non so in Italia se è anche così, però un atteggiamento anche dei clienti molto, molto, molto rassicurante, nel senso c'è gente che ci lascia mance della Madonna per darci forza, dai che potete riprendere, cioè ogni persona che viene anche in questo momento ci chiede come va, come non va, se riuscite a campare, se avete aiuti dallo Stato, cioè sono tutto, tantissime persone vogliono capire, vogliono informarsi sulla nostra situazione, si preoccupano, è veramente una cosa bella. Siamo in pochi mesi già abbiamo formato una clientela fissa, perché non so, sarà il nostro carisma, sarà la nostra voglia di fare che ha
attirato veramente le persone, ma sto veramente trovando delle persone straordinarie qui in Svizzera. Veramente è una bellissima cosa qui. Molta empatia. Sì, moltissima, moltissima, moltissima. E quindi siamo un po' dei frontalieri adesso tra Vallese e Canton Berna, però poi approfondiremo anche il perché il Canton Berna. Ok. Adesso vediamo un po', allora, visto che abbiamo parlato sia del tuo canale YouTube che della tua nuova esperienza proprio in questo periodo. Che sicuramente non è tra i più facili, comunque tu nei tuoi video molto spesso fai come dei piccoli tutorial, no? Dove parli delle tasse, parli un Sì, po', almeno per come io ho visto l'argomento, tu parli molto in maniera trasparente e anche un po' allora. di tutti i lati, no? Di tutti i lati che coinvolgono, che sono appunto quelli di aprire una pizzeria in questo momento per te. Quindi dal di lì possiamo. Un po' se vuoi puoi approfondire un po' l'argomento come stavi già Sì, facendo adesso. allora, io anche nel mio percorso YouTube ho sempre voluto dall'inizio prendere con mano con me le persone, portarle proprio a vivere con me qua in Svizzera, proprio in qualsiasi aspetto, dal trovare casa, trovare lavoro, con la maggiore trasparenza possibile. Poi proprio giorno per giorno, in qualsiasi occasione. A me non è mai importato anche per esempio farti vedere la bolletta, che io pago così, farti vedere un'altra cosa che succede così. Anche dove andare a fare la spesa, quanto io pago per andare a fare la spesa, quanto pago anche per l'assicurazione auto, cose del genere. Proprio farti vedere esattamente come si vive qua, senza fregature né niente, senza farti solo vedere i bei momenti. Chi mi conosce sa che ho fatto sempre vedere anche i momenti no, i momenti positivi, i momenti in cui ero incavolato, i momenti in cui anche le persone che non erano proprio tutte rose e fiori con loro, qualsiasi aspetto, e tanti magari la Svizzera fanno vedere che fanno le loro cose di trekking, vanno a sciare, vanno qui, vanno là. No, io semplicemente ti facevo vedere come la vedevo io con i miei occhi giorno per giorno, fino ad arrivare appunto adesso. Per me questo è molto, quello che hai detto è molto importante per due fattori principali, perché io credo che un po' quelli che vivono all'estero hanno la responsabilità nei confronti di Sì, quelli che non vivono all'estero di non raccontare la favolina, no? Di non raccontare solo infatti. che la Svizzera guadagni bene, che la Svizzera è tutto così e cos'ha. È chiaro, c'è questo lato, lo conoscono in molti, chi come te, come me, che ci abbiamo vissuto per tanti anni, possiamo raccontare, sì, questi sono i lati, ma c'è anche questi problemi, Sì, questa infatti. tassazione, cosa paghi e anche chiaramente dopo ci sono degli aspetti personali che quelli noi non possiamo giudicare perché ognuno ha i suoi gusti, Sì, ognuno c'è quello che gli appunto. piace il freddo, il caldo, c'è quello che gli piace la pioggia, la neve, il sole, il mare, quindi per fortuna perché sennò saremmo tutti in Svizzera o Sì, saremmo tutti in siamo tutti qua. Francia Infatti. e non sarebbe buono per nessuno. E benissimo, allora adesso, questo argomento lo chiudiamo un attimo. Volevo un po' adesso farti un po' viaggiare nel tempo, no? E insieme a te, anche chi ci ascolta, perché secondo me la mia opinione è che tutti quelli che vivono all'estero, è un po' come se fossero nati due volte, no? È un po' come una è la nascita dell'anagrafe, che è quella molto spesso italiana per noi. E un'altra invece è la nascita in cui diciamo abbiamo scelto, no? Abbiamo fatto questa scelta radicale di andare via, no? Di tagliare un po' e di ricostruire anche, perché il bello di andare via è proprio quello, che puoi Eh sì, ripartirti parte da da zero. zero, ricostruirti, rimetterti in gioco con tutti i pro e i contro del Sì. caso. E allora la mia domanda è un po' questa, no? Di spiegarci con tue parole, col tempo che tu vuoi, chi eri tu? Prima della nascita, e questa è la prima domanda, no? Prima del giorno dell'ora zero, chi era Simone? Più che altro cos'ero? O cos'era? Allora, prima di tutto ciò ero un ragazzo che faceva
Vabbè, lavoravo comunque negli impianti sciistici della mia zona perché tentavo di cercare lavoro nel mio ambito, perché io sono un perito chimico in teoria, ho fatto 5 anni di scuola superiore e quindi uscito da scuola tentavo di cercare nel mio ambito, comunque era il 2007-2008 quando io uscii da scuola. Quindi periodo bellissimo quando iniziò la crisi economica mondiale, eccetera, eccetera. Quindi fabbriche, aziende chiudevano a destra e a sinistra. E il mio approccio con la Svizzera, il primo, proprio il primissimo, fu in quel periodo. Andavo in Ticino, spendevo centinaia di euro ogni giorno perché da Domodossola c'era il trenino della Vigezzina, si chiama, che arrivava a Locarno. 2 ore di treno, bellissime, ogni giorno andare, cercare nelle agenzie, lavoro così, senza avere alcun successo, proprio senza niente, perché la storia era sempre la stessa, per ora non c'è lavoro, le aziende stanno chiudendo, stanno licenziando, bla 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 bla. Quindi dopo ho accantonato la possibilità di andare in Ticino, andare a lavorare appunto per le stazioni sciistiche della mia zona, feci qualche inverno, qualche stagione e poi mi decisi di fare qualche corso, anche qua e là, che poteva approfondire le mie esperienze. Così decisi anche di fare un corso di pizzeria, perché il pizzaiolo è sempre stato uno dei mestieri che mi ha sempre affascinato da piccolo. Ero il tipico bambinetto che ti stava lì davanti a romperti le balle al pizzaiolo, a Guarda. sentire. A guardare, a fare, a sentire gli odori della pizzeria, quindi mi è sempre rimasta questa cosa in testa. Quindi, dopo aver fatto questo corso in pizzeria, dopo qualche esperienza in Italia, sai, d'estate andavi gratis perché nessuno ti dava soldi o qualcosa se volevi imparare. Quindi, la mia bella gavetta anche lì l'ho fatta. E niente, poi nel mio giro di amici, cose così, c'era anche questa ragazza svizzera. E siamo stati assieme 2 anni e mezzo più o meno, ed era ovvio che man mano che il tempo passava, lei era svizzera, i suoi genitori vivevano in Italia perché il padre aveva un lavoro speciale che potevano starsene tranquillamente in Italia con paga svizzera, una cosa bellissima per loro, ed era inevitabile che con la figlia per forza dovevamo andare a cercare lavoro in Svizzera, dovevamo per forza finire in Svizzera. Però nel Canton Vallese, perché loro erano del Canton Vallese, quindi da parte tedesca del Canton Vallese. Quindi col passare del tempo, cercando così, si era riuscito a trovare questo posto, questa pizzeria Takeaway, e cominciai lì per qualche giorno da frontaliere, poi ci trasferimmo io e la mia ex lì direttamente in Svizzera. Problema che una ex finita con lei se ne andò e io rimasi lì in Svizzera come ovviamente per il primo periodo come frontaliere. Fu un periodo, i primi 3 o 4 mesi, un po' duri, nel senso che il mio orario di lavoro era praticamente dalle 11, poi 10 del mattino, facevo la pausa dalle 2 alle 5, poi dalle 5 fino alle 11 di sera. Il problema è che dalle 2 alle 5 non avevo un posto dove stare. Io sono arrivato ad agosto, e finché è estate va bene, te stai in giro, ti fai i tuoi giretti, cose del genere, vai a berti un caffè da qualche parte con qualche amico che conoscevi. Poi è arrivato settembre, è arrivato ottobre, è cominciato a piovere, cose così, e non ti nascondo che tanti pomeriggi li ho passati su una panchina, tutto rannicchiato a riposare mentre anche pioveva, fino a novembre, cose così. Poi il mio capo di quell'epoca, il mio ex capo, ha avuto pietà di me, ha detto: per non lasciarti in giro così, vieni a casa mia, c'ho una stanza in più e ti fai le pause lì. E da lì poi è cominciato tutto l'ambaradam, sempre da frontaliere, andare a magari fare la pausa a casa sua, o andare in giro a bere qualcosa con amici o con conoscenti. Cominciai anche a far palestra per non starmi lì sempre a dormire,
Era un percorso veramente, veramente tosto, perché dalla mattina sempre stare in giro, anche riposare quell'orettina lì non è che era chissà cosa. In questi lavorava tanto, ogni anno che passava comunque il lavoro aumentava, io acquisivo anche più esperienza a livello di pizzeria, miglioravo sempre il prodotto, quindi la gente se ne accorgeva che comunque la pizza era sempre più buona, quindi culo me lo facevo sempre ogni anno di più, sempre ogni anno di più. Scusa, tu tornavi a casa tutte le sere? Sì, allora, perché io vengo da Domodossola, io sono nato a Domodossola, non so se sanno dov'è esattamente Domodossola, se sai te dov'è Domodossola, Confine, al cos'è? confine proprio, Graubünden, no? Ticino, no, quasi Ticino. proprio, allora, siamo nella punta del Piemonte. Siamo al Ok. confine, cioè abbiamo il confine del Ticino da una parte e del Canton Vallese dall'altra. Quindi per noi ragazzi appunto di Domodossola è normale poi, se non c'è lavoro lì a Domodossola, andare a cercare o in Ticino appunto nel Canton Vallese. Siamo a un quarto d'ora di macchina al confine. Il confine è Argondo, un paesello del cavolo, poi per il passo del Sempione puoi fare in macchina, non so se conosci. È il Quindi passo incredibile che feci col è mio primo bellissimo, Volkswagen in una bellissimo. serata che non me la dimenticherò mai perché pioveva come i passi, c'era la strada che c'erano le cascate sopra Sì, all'autostrada, non dove è cambiato. volava di tutto, mi fermai su in cima perché mi si era scaldato il Volkswagen, mi fermai proprio in cima e la mattina dopo mi risvegliai ed era magnifico perché aveva smesso di piovere, era una mattina strepitosa. Dopo se non erro io sono andato giù dall'altra parte, c'era Sion, dopo la Sion. Sì, Cos'è? quando vai giù poi c'è Brig e poi continui a Fispe, dove abito io, e poi continuando c'è vari Raron, A Gante, poi Fondovalle. arrivi a Sierre, Sion e arrivi nella parte francese. No, bellissimo quel passo, è veramente bello. Poi in treno c'è la Galleria del Sempione, sono 40 minuti di treno all'incirca. Il problema è che quegli anni comunque gli orari erano quelli che erano, io finendo alle 11 dovevo prendere il treno delle mezzanotte e 20, perché per i treni in quell'arco di tempo non ce n'erano, quindi poi te dalle 8:48 che pigliavo il treno fino a mezzanotte e 20, che se ti andava bene arrivava giusto giusto all'una. Più o meno, se ti andava male e c'era un ritardo, arrivava all'una e mezza, perché chissà come mai quel treno aveva sempre problemi. Va bene, Ovviamente. allora hai fatto questa esperienza di frontaliere, no? Poi hai scelto di 3 anni. trasferirti di là, no? È stato questo il Sì. passaggio successivo. Sì, perché allora 3 anni sono stato con il mio ex ex capo. Che pace l'anima sua, adesso l'anno scorso è morto, poverino, però ho passato dei momenti bellissimi anche con lui, tutto quanto. Invece col mio ex capo attuale, quando ha preso lui la gestione della pizzeria, perché erano amici e tutto quanto, col lavoro che aumentava, lui vedendomi che comunque mi sparavo 10 Red Bull al giorno per reggere i ritmi, quindi... Dopo un po' anche questa cosa di bere troppe Red Bull, cose del genere, per comunque stare svegli, perché dormendo 4-5 ore al giorno era pesantissima, il mio ex capo mi disse: allora, cercati uno studio, un monolocale qui, almeno non ti vedo quella faccia da devastato che c'hai ogni giorno. E quindi, grazie a un amico, riuscì a trovare un'offerta, un piccolo monolocale, era una stanza e un bagno. Per 350 franchi, niente, e cominciai lì, e lì cominciai veramente di nuovo un'altra vita, perché passare dal frontaliere a vivere lì, essere proprio responsabile di te stesso, ad avere una cosa tua da solo, anche se è un buco, però era una cosa tua che ti gestivi te, fu veramente un cambio totalmente drastico. Lì veramente. Anche se comunque nei giorni liberi andavo sempre in Italia, cose così, perché comunque tante amicizie, la maggior parte delle amicizie le avevo in Italia, però
Però il sapere che eri lì da solo, in uno stato estero così, a me proprio entusiasmava veramente tanto. Non c'era quella cosa che mi manca l'Italia, mi mancano i miei genitori, mi manca. Ma frega niente, io stavo benissimo così da solo, tranquillo, farmi le mie cose, senza. Anzi, a un certo punto, poi andando avanti negli anni, non andavo neanche più in Italia nel mio giorno libero. Stavo talmente bene lì che ogni tanto partivo, giravo, facevo i miei giri, poi conoscendo anche persone in Svizzera, tutte cose così, anche se al dire io proprio ragazzi svizzeri o comunque un contatto diretto con gli svizzeri non l'ho mai avuto pienamente, perché comunque il mio ex capo era croato, le persone che giravano la pizzeria, tutti dell'ex Jugoslavia. La maggior parte delle conoscenze ce l'avevo io lì in quell'ambito, quindi conoscevo kosovari, serbi, croati. Cioè, negli anni ho anche un po' imparato serbo-croato, cosa che mi sarà utilissima. No, è utile perché comunque mezza Svizzera serba-croata, quindi e anche lì mi ha un po' frenato per imparare la lingua. Perché in una pizzeria in cui o parlano italiano o serbo-croato, tedesco ne senti poco, è un po' Grazie. tosto.